Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, iniziamo questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ricordo, per chi non lo sapesse o per chi non si ricordasse, che l'andata è finita 2-1 per il Chelsea, quindi momentaneamente siamo in svantaggio. Però se giochiamo a modo, le possibilità, a parer mio, ci sono per poter sicuramente ribaltare la situazione e passare il turno. Intanto qui sta guardando Castagna, è sempre il cerottino, perché Castagna era infortunato, è tornato, ma al cerottino, quindi preferiscono rischiarlo e metto lui. Per il resto sì, c'è qualcuno stanchino, però io direi di iniziare per ora così, eventualmente faremo qualche cambio dopo. Dai! Eccoci, ci siamo. Diluvia come non mai. Giochiamo appunto in casa. Battono il calcio, inizio loro. E detto questo, iniziamo. Dai ragazzi, E tira Dybala! Eccoli! Palo Dybala! Un gran gol! Ci porta in vantaggio! Sia nel risultato di questa partita, ma anche nel risultato totale, perché anche se è 2-2, in realtà stiamo in vantaggio noi grazie a gol in trasferta, ovvero quello fatto laggiù, l'unico gol fatto laggiù a Londra, allo Stamford Bridge. E andiamoli! È buona! E vai che lescione! E vai che lescione! Careti! Pianaccio! 2-0! E andiamoci! E andiamoci! Grandine! Bello! E via! Quasi sul cranio il primo tempo, riusciamo anche a fare un altro gol. La cosa buona è che per noi, anzi, in totale, in questo primo tempo ci sono state solamente due occasioni nostre, e tutte e due in queste occasioni l'abbiamo buttata dentro. E andiamoli. Attenzione, meno male, alta. Bravo Dragoschino. Dai che finisce il primo tempo. Dai. Finisce proprio così appunto il primo tempo. 2-0, un grande primo tempo per noi. Bene così. Ale, vi abbiamo ribaltato in maniera buona per ora la partita. Momentaneamente passeremo noi. Se prendiamo un gol andremo a supplementari, se poi chiaramente dovessi finire così. Beh, cerchiamo di non prenderlo, Tanto stavo un po' guardando qua. No, per ora rimaniamo così, dai. Iniziamo il secondo tempo. E guarda Dybala, vai Dybala! Non ci credo. Nella torta per l'arte scivolata. E ancora, e vai Kelechi! Madonna santa! Guardi, ma che tiro era? Era una peta però lì. E vai Verratti! Mamma mia! Peccato, di un buon tiro e buona parata da parte, credo che sia tuttora di Courtois. Vediamo quest'angolo lì. Ancora, vai Cerny! Madonna santa! Che culo, de. Allora mi si è fatto male dei pai. Allora, quindi bisogna sostituirlo per forza. Mettiamo Ballon o Bayon, non so come si pronuncia. E Pereira a posto di Verratti. Poi leviamo Dybala e mettiamo Djordjevic. Me la rischio, vai. Mamma mia! Mamma mia, attenzione, in difesa. Bella roba, vai che lescione, vai che sei forte, vai che lescione. Ancora, e vai che lescione. E questo è un gran gol. E questo è un gran gol da parte di Kelechi Iheanacho. 3-0. E andiamoli, dai che è chiusa. Bene così, grandi bimbi de. E lavane! Madonna santa! 3-1. Attenzione, perché se concediamo un altro gol al Chelsea, non ne facciamo altri, passano loro. Immediatamente, fra l'altro. Attenzione! Mamma mia! Mamma mia! Se facevano gol! Bravo Dragoschi! E tenela lì! Madonna, che sofferenza, di! E andiamo, di! Passiamo noi! Anche se sul finale, soprattutto dopo che hanno fatto il gol,
cioè sta un po' di paura barra sofferenza, perché sinceramente va un po' in tilt, ma non succede così. La partita comunque l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo gestita decisamente bene ed è giusto passare. E andiamone, grandi bimbi. Intanto qua la notizia di Depay che si è fatto male per 4 settimane e poi volevo farvi vedere quanto cazzo è redditizia la Champions League. Cioè abbiamo passato gli ottavi, 5 milioni e sono tanti, eh. Bene, ora torniamo al diciamo all'obiettivo principale, no? Ovvero quello di, se c'è la possibilità, se ci riusciamo, di vincere lo scudetto. Ricordo che siamo, come vedete la classifica, 5 punti dalla prima, che è la Juventus. Diciamo che tuttora, seppur in confronto a prima, un po' di meno, però siamo sempre in corsa. E niente, detto questo, iniziamo questa partita. Allora, giochiamo contro la Sampdoria. Anzi no, mettiamo la magliettina, quella bianca. Ma abbiamo Angelino, perché per il resto vedo che siamo più o meno in forma. Mettiamo, dov'è? Lui, vai. Sì, ok, giochiamo. Battiamo questa volta il calcio inizio noi. E iniziamo, vediamo se facciamo bene, se faremo bene anche qua in campionato. Attenzione Verratti subito. Marchino Verratti, dopo 3 minuti la sblocca lui. Partenza super sprint, oserei dire. E andiamo, dire. Bene, 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 bene. Abbiamo iniziato molto bene questa partita qua. Ci sentiamo anche di finire, no? Insomma, 1-0, Marco Verratti. Attenzione, vai di malino, come sempre. Madonna santa, peccato. Va bene, dai. Ah, ma l'ha toccata, è angolo. Vediamo se ne viene fuori qualcosa. E vai Bilal, e vai Bilal e tira. Niente. Addosso a penso difensore, a qualcuno, insomma. E vai Djordjevic. Dio buono, a parte a fare gioco. Vabbè. È buona, grande azione, grande old chick. Vai di pallone, chiudila bene, madonna santa. Attenzione! Mamma mia, che rischio. Finisce così il primo tempo. Un buon primo tempo per noi. Purtroppo però, nonostante abbiamo creato qualche buona occasione, in porta ne abbiamo messa solamente una di palla. Ovvero, quella lì dopo 3 minuti con Verratti. Il resto forse bisognerebbe stare un po' attenti in difesa, perché abbiamo concesso 2 occasioni alla Sampdoria, di cui una pericolosa e una, vabbè, era un tiro sì alto. Però dai, può andare bene. Detto questo, fatemi fare un cambio. Levo Cerny e metto Barelloide. E levo Verratti e metto Pereira. Vai. So se ve ne siete accorti, non c'è Iheanacho, ma c'è Djordjevic. Cioè nemmeno in panchina, per il semplice fatto che mi pare di qualificato per, insomma, di ammunizioni, insomma, è così. Vai, Dio buono, la lisciata di... E vai Pereira, piazza l'Amodino. Peccato, ragazzi. Però bisogna cercare di farne un altro, eh. Così si stanno pure più tranquilli. Fuori. Però, bimbi, non bisogna farle arrivare lì, eh. Almeno... finché siamo sull'1-0. Stefano, che pensi della prossima gara che attende la Sampdoria? E vai Barelloide! Niccolò! Barella! 2-0! E andiamo, così possiamo stare, come ho detto prima, più tranquilli. Anche perché la Sampdoria ci va spesso, eh, poi. Quindi, bene così, e andiamo. Al volo, anzi al volo, subito di prima, Niccolò Barella col piattone destro. Lanzacca alle spalle del portiere. 2-0. Pereira sei da solo, eh. Madonna che cross di merda. Dai, c'era Pereira da solo e poi stava arrivando anche Djordjevic. Mamma mia! Filippino Djordjevic di testa, che è forte. La butta dentro. 3-0. Partita, direi, chiusa. Vai, piccionaia, meno male, via. Vai, un'altra occasione della Sampdoria. Insomma, finisce così la partita, 3-0. Sicuramente la vittoria molto, molto meritata. Però forse la Sampdoria
meritava almeno un go, solamente per le volte che è arrivata nella nostra area. Anche se, come avete visto dalle statistiche, non ha fatto neanche un tiro in porta. Ne ha fatti 6, ma non importa. Vabbè. Insomma, bene così. Terza partita del video. Giochiamo contro il Cesena, laggiù a Cesena. Allora, vediamo un po', perché c'è stata una mini sosta, quindi come vedete tanti giocatori hanno recuperato. Non so Depay come abbia fatto, anche se c'è il cerottino, se un'altra volta già pronto, perché comunque per me sono passate 4 settimane, anzi ne siamo passate 2,5/3. Vabbè, meglio sì per noi, però non gioca. Facciamo così. Poi, come vedete, è tornato Iannaccio e niente, detto questo, giochiamo. In notturna, non ci avevo fatto caso. Battiamo un'altra volta noi il calcio inizio. E niente, iniziamo. E vai Pereira! Dio buono, guarda il portiere, che parata ha fatto. Bella roba, vai che lescione! Dio buono è lì, vai! Eccolo! No, ma perché ho premuto insieme al tiro alle 1? Mi ha fatto per pallonetto. Ci devo tirare una bomba. Maremma cane di. E vai! Oh, Kalici! Iannaccio! 1-0! Finalmente l'abbiamo sbloccato. Anche se sono passati solamente 20 minuti, come avete visto, abbiamo creato tante ossa. Però siamo riusciti solamente adesso a fare il primo gol. Meno male. E vai Kalici, è lì! Ma cazzo, ma metti il piede, no? Pereira. Attenzione Billa alla giro, madonna. Veramente alta, eh. Finisce così il primo tempo. 1-0 e basta. Potevamo sicuramente farne un altro, ma è minimo, dico. Però purtroppo, come prima, nella precedente partita, non l'abbiamo fatto. E niente. Bene sì, però bisogna essere sempre più concreti sotto porta. Perlomeno si chiude e si evita rischi inutili. Nel frattempo, come prima, guardavo il classico Cerny, che è il primo a essere più stanco di tutti. Lo tolgo per mettere Barella. Per ora rimaniamo così. E vai Marchino, boom! Mamma mia! Che gol stava per fare, che gol... Sì, che gol, che parata ha fatto il portiere. Cambio. Allora. Anche se non è stanchissimo, per non rischiare eventuali, no? Problemati, infortuni. Levo Dybala per mettere Djordjevic. E poi levo Pereira e metto Baglion. Che prima non si è comportato assolutamente male. E poi, vabbè, chiaramente lo sposto giù. Perché è sicuramente meglio e più alto di Verratti. Vai Dybalone, mamma mia, te l'hai fatti fuori! Paolo Dybala, 2-0! Alete, proprio prima di uscire. Poi la sotto è tranquillo. Alete, meno male, comunque ha fatto un gran gol. Aspettati 3, poi l'ha zaccata bene alle spalle del portiere. Grande Dybala, 2-0. Mamma mia, Iannaccio! Che gol! Mamma mia, bello, eh! Detto va, mi fa provare a da lì. Oh, ma ne vado a fuori la prende il portiere. Invece mi ha sorpreso, ha fatto un grandissimo gol di potenza e di precisione. Lì, proprio alla sinistra del portiere. 3-0. Che lescione Iannaccio. Attenzione, il Cesena è scopertissimo in difesa. Dai, Djordjevic. Vai, vai Marchino. Non ci credo, ha scoppiato il palo. Ancora, che lescione. Vai, fanne un altro. Vai, eccolo lì. Non Kalici, ma Baglion. 4-0. Vabbè, il portiere era in terra, quindi era come se fosse libero. Attenzione. Si fa vedere anche il Cesena. Forse diciamo un po' d'orgoglio. Niente però. Dragoschi spazza. Attenzione Billa alla giro. Niente. Portiere smanaccia. Mamma mia. C'è stato un fallo, ma ha fatto un gran gol Barella. Di sinistro al volo. Che fratto nel mezzo piede. Finisce così. 4-0. Un'altra vittoria. E
direi anche un'altra grande vittoria, bella vittoria. Eh sì. Bene così, ragazzi, dai. Sembrerebbe che abbiamo ritrovato un equilibrio. Datevi boia. Le statistiche, impressionanti. Nonostante tutto il possesso palla, ce l'hanno seppur di poco più loro e noi. Dicevo, sembra appunto che abbiamo ritrovato una sorta di equilibrio e appunto giochiamo a modo. Speriamo sia un caso, ma possa essere nostra duratura, no? Torniamo a giocare in Champions League. Quarti di finale. Giochiamo contro la Roma, contro l'italiana. Stavolta l'andata la facciamo in casa. Guardiamo di sfruttare bene l'occasione. Tante vite, poi c'è sempre il cerottino, quindi no, non lo voglio rischiare. Metto Vagliò. Sì, la squadra non è in piena forma, perché comunque la partita è infrasettimanale, quindi chiaramente i giocatori hanno riposato poco. Insomma, detto questo, appunto, come ho pigiato, iniziamo. Come ho detto, giochiamo in casa, in notturna, sotto l'acqua. E niente, guardiamo se possiamo andare avanti questa serie di buone partite e buoni risultati che abbiamo fatto finora, anche qua in Champions. E va Vagliò, Dio buono, Dio. Attenzione, Adrogoschi, bravo. Era classico tiro cross, brutto fra l'altro. Ai 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 ai, bravo Dragoschi. Vai, vai, buttala su. Su, 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 su. Su. E vai che lesione come prima! Madonna santa, un bel tiro però di centrale, facile per il portiere. Addio lui. Meno male l'ha presa male. Però bisogna stare attenti, bisogna soprattutto non perdere l'omini. Finisce così il primo tempo, 0-0. Non è una brutta partita. Però allo stesso tempo non è nemmeno una grandissima partita, perché di occasioni non ce ne sono state tante. Purtroppo è un casino, si vede che la Champions è più difficile. E quindi, boh, chissà come andrà a finire. Intanto, lavo Verratti per mettere Pereira. E la banchina Nascio permette gli Odivic. Vai. Fuori, alta. Bene. Meno male l'ha toccata Castagne, vai. Non so dove poteva andare quel tiro. E vai Angelino. Madonna santa di... Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Attenzione! Bisognava prendere il gol prima o poi, anche perché effettivamente sta giocando sicuramente meglio la Roma di noi. Insomma, 1-0 purtroppo. Finisce così la partita, 1-0 Roma. Con questa sconfitta si blocca la serie, no? Di vittorie consecutive che si era venuta a creare, sì, prima. E niente. Però io diciamo che, siccome è di Champions, alla fine è solamente 1-0. Siamo, diciamo, più o meno nella stessa situazione di prima, nella partita di prima, degli ottavi del Chelsea. Che è vero, all'andata eravamo sotto di un gol. Qui giochiamo tutto al ritorno. E secondo me, volendo, le possibilità ci sono. Comunque, tornando a noi, guardate un po' contro chi giocheremo la prossima partita di campionato. Super partitone, via, andiamo. Eccoci qua. Siamo arrivati alla giornata di questa tanto attesa partita. Io direi di chiamarla la partita scudetto, anche perché, non so se avete notato dalla classifica, adesso siamo solamente a 2 punti dalla Juventus. Quindi se dovessimo vincere questa, la sorpassiamo e torneremo là, primi, nel primo posto. Insomma, fatemi un po' vedere, c'è questo Depay, ragazzi, 366 partite, c'è il cerottino. Quindi se si fa già? No. Via, iniziamo. Sono stato un cretino, perché ho detto iniziamo, avevo detto di non far giocare Depay, invece poi l'ho spostato. Chiaramente prima di cliccare su gioca partita ho spostato Depay, ho messo Barella. E poi ho spostato Barella, trequartista e Verratti CDC. Va bene? Lo volevo dire per essere corretto. Comunque, hanno battuto loro il calcio all'inizio.
E niente, iniziamo questa partita che davvero, ragazzi, ve lo dico in maniera molto tranquilla, bisogna vincere per forza, è molto importante. Insomma, questo tiro di Bilal, vi lascio al proseguo della partita. E vai Bilal, è lì! Ma dei macane! E questo è rigore, eh! E questo è rigore! Attenzione, 22esimo. Paolo Dybala alla battuta. Fra l'altro è l'ex. E vai! Paolo Dybala! 1-0! La tocca lui sul rigore! E andiamo di! Andiamo, però rimaniamo calmi perché è sempre lunga e si gioca contro la Juve e se è lì per ora, prima un motivo ci sarà. Vai, vai che lescione. Vai che c'è Barella. Va Barellino. Niccolò Barella 2-0. Mamma mia, mamma mia. Dopo 7 minuti dal primo gol ne facciamo un altro e andiamo di bello, ragazzi. Però come ho detto prima, è vero che adesso siamo in vantaggio di 2 gol, però è sempre lunga. Attenzione. E vai Paolino! Dio buono te! Finisce così il primo tempo, un super primo tempo da parte nostra. 2-0. Juve, ragazzi, per ora inesistente, non ha fatto neanche un tiro in porta. Bene o sì, vuol dire che stiamo giocando bene e li stiamo concedendo poco e stiamo facendo bene a livello invece noi di occasioni. Insomma, dai, mettiamo dei pai, facciamolo entrare, facciamo un po' riprendere, no? Facciamoli fare qualche movimento un po' sul campo e poi leviamo Janash e mettiamo Djordjevic. Vai, per ora va bene così. Iniziamo il secondo tempo. E vai Verratti! Mamma mia! Che gol stava per fa? Ma poi da dove lo stava per fa? Attenzione! Certo ragazzi, il primo tiro è fan. Go. Chi è fra l'altro ha fatto con Griezmann? Perché Griezmann gioca nella Juve se non sbaglio, sì è lui. Insomma, 2-1. Hanno riaperto la partita. Però voglio fare un cambio. Barella torna giù, leviamo Verratti e mettiamo Pereira. Vai. E vai Memphis, dai! Eccolo lì! Ritorna in campo così, dopo l'infortunio! Memphis Depay! E andiamo, bello, dalla sinistra, alla Celle! Dalla sinistra, si è accentrato! La scherza di due! E poi, con il piattone destro, va il sacco alle spalle del portiere! Depay, 3-1! E finisce così! 3-1! Torniamo là! Torniamo al primo posto e stavolta guardiamo di restarci fino alla fine. Mancano, se non sbaglio, 6 o 7 partite, perché non so se questa era la 31esima o la 32esima. Resta di fatto poche partite, però da qui alla fine bisogna stare veramente attenti. Però per ora, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati lì dove, sotto certi punti di vista sì, sotto altri no, però dove secondo me però meritiamo, no? Il primo posto. Perché comunque siamo la squadra con la difesa, diciamo, anzi, la squadra che ha preso meno gol, quindi con la difesa migliore, ecco. Sì, stavo per fare un po' un casino, come sempre, mi intrippavo. Comunque, questa qua era l'ultima partita del video, era la quinta, no? Quindi arriviamo alle conclusioni. Allora, anzi, prima di arrivarci voglio farvi vedere che la prossima partita sarà subito il ritorno, no, dei quarti di finale Champions League contro la Roma, e sarà molto importante per il continuo della stagione e sarà molto importante perché dobbiamo cercare veramente di ribaltare se possibile la situazione e passare il turno. Quindi niente, questo era quello lì che subito vi aspettava nel prossimo episodio dopo l'inizio. E ora no, ora arriviamo alle vere e proprie conclusioni. Allora, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, allora, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale.
perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, ora io finisco qua proprio anche il video, no? Però arrivo già al 17 aprile, che è proprio il giorno della partita. Via, detto questo, vi aspetto al prossimo video. Ciao!